che è nata qualche tempo addietro, che vede oggi il coronamento con la presentazione di questo volume che direi è giusto definire straordinario, nel senso che effettivamente il volume pubblicato e che raccoglie, come ricordava l'assessore D'Agostino, quanto la provincia ha promosso in occasione del centenario del terremoto del 1908 è fuori dall'ordinario. E lo dico perché seguo le indicazioni dell'assessore, quindi ho cercato sempre non solo di raccogliere ma anche di leggere i libri che hanno trattato nel corso del tempo, sono trascorsi 100 anni, 103 adesso, dal terremoto del 1908 e soprattutto nell'immediatezza vi fu una grande produzione. In occasione del centenario non sono mancate certo le pubblicazioni che trattano questo tema, ma facendo una carrellata rapida su quanto è stato pubblicato, il volume degli amici Spadaro Parisca, ci conosciamo molto bene, ma anch'io mi emoziono. E dicevo, di questi due cari amici rappresenta un'isola a sé rispetto alla miriade di pubblicazioni, io modestamente sono autore di due che hanno qualche punto in comune ma hanno un taglio diverso, perché questo volume condensa i molteplici aspetti attraverso i quali viene affrontato in generale il tema del terremoto e del terremoto di Messina nello specifico. Perché vedete ragazzi, il terremoto del 1908 viene indicato da tutti come il punto di riferimento da cui ripartire. La nostra città, e la città di Messina, è antica di oltre 4.000 anni. Solo 100 anni fa, quasi 100 anni fa, avviene un episodio, quello del terremoto, che sconvolge quanto si era andato stratificando nel corso di 1.000 anni. E quindi a partire dal 1909 Messina risale la china in cui l'aveva il baratro, in cui l'aveva precipitata questo sisma eccezionale, e ricomincia da capo e riesce nella ricostruzione quando, ahimè, pochi decenni dopo, nel 1940, scoppia la seconda guerra mondiale che porterà ulteriori e rinnovati danni alla nostra città. Ma anche in quell'occasione Messina seppe rinascere. Solo negli anni 70 inizia una fase che non è certo il caso qui di esaminare, che porterà a un declino subdolo, non traumatico come il terremoto o i bombardamenti, ma strisciante, che porterà alla perdita di tante prerogative che hanno caratterizzato nel corso dei tempi la nostra città. Quindi ricordare questo evento che, come è stato ricordato dall'amica di Didò, non è per nulla peregrino, ma abbiamo visto in Giappone, che è un paese certamente attento ai problemi della sismicità del territorio, è avvenuto quello che è avvenuto, a maggior ragione, qui da noi, che l'attenzione è molto relativa, ahimè, dovremmo stare sempre presenti a questo problema della sismicità del territorio gravitano. Che abbiamo visto come un'alluvione nel suo piccolo in due valli del nostro territorio ha provocato vittime e danni sconvolgendo appunto il territorio. Quindi l'idea di eludere il problema della sismicità della terra in cui viviamo è un errore che potrebbe costare caro, mentre certamente un'adeguata attenzione a partire dalle scuole dovrebbe essere data a questo
tema della sismicità del territorio, perché ripeto, è essenziale per chi vive in questa terra. Purtroppo si è preferito così glissare e ci sono state delle celebrazioni che io definirei blande, salvo che, come viene dimostrato in questa pubblicazione, una serie di iniziative originali hanno dato luogo alla pubblicazione di questo volume compendioso e bello nel senso estetico anche, oltre che dei contenuti, perché è un libro che fa piacere sfogliare. Poi non so se già l'avete visto, ma è un volume d'arte, e questo è merito della casa editrice che ha curato con grande attenzione l'aspetto editoriale. Quindi oggi si compie un progetto che è iniziato tempo fa e che continuerà come testimonianza grazie a questa pubblicazione che nelle poche pagine sintetizza tutti gli aspetti, ma soprattutto